Ciao a tutti amici, oggi inizia una nuova tipologia di video, ossia il ce n'è per tutti i mesi. Di cosa si tratta? Anche se molti di voi lo sapranno già, in breve si tratta di un riassunto del mese appena trascorso. Praticamente io dovrò rispondere ad alcune domande e dare delle risposte a seconda appunto del mese che è appena passato. Ho deciso di fare questo video perché ritengo che sia primo un video carino, l'ho visto fare anche da altre ragazze e mi sembra una cosa carina. E secondo perché non è che voglio che voi vi interessiate di quello che faccio io, però praticamente diciamo che è un modo per conoscersi meglio, anche perché io vorrei che mi diceste la vostra opinione su quello che vado a dire, scrivendo qua sotto, commentando qua sotto, insomma. Quindi vi invito veramente a farlo, a dirmi cosa ne pensate delle cose che vado a dire, così magari potremo appunto conoscerci meglio. Ed è una cosa che comunque mi è sempre piaciuta, scambiare opinioni, comunicare, eccetera. Sì, lo so, la location non è delle migliori perché siamo nel mio bagno, ma è l'unico posto che di sera abbia una illuminazione decente. Quello là è quello che pensate, ossia lo sciacquone del cesso, ma spero che non vi scandalizzate per questo. Fate finta che questa parte dello schermo non ci sia. E niente, quindi vado ad iniziare subito. Spero che comunque il video sarà di vostro gradimento, vi farà trascorrere qualche minuto, boh, compagnia, in allegria, non lo so. E quindi inizio subito. E perciò questo mese fa riferimento al mese di febbraio, al mese appena trascorso di febbraio. Dunque, la prima domanda è il film preferito del mese. Allora, questo mese ho visto due film. In particolare che mi sono piaciuti, e il primo è Disconnect e il secondo è Questione di Tempo. Sono tutti e due film del 2013, però mi sono piaciuti veramente tanto perché ho visto anche alcuni film al cinema, come ad esempio All Is Lost, quello con Robert Redford. Mi è piaciuto, però diciamo che tra tutti i film che ho visto in questo mese questi due qui sono quelli che mi sono piaciuti di più. Disconnect perché è una storia abbastanza che fa riflettere abbastanza sull'uso dei social network, sull'uso di internet, è molto interessante secondo me. E il secondo invece, Questione di Tempo, è una commedia romantica, diciamo, è molto carina. Poi a me quando diciamo il film mi fa piangere è sempre è perché mi piace. E quindi non vi dico niente, non vi dico niente di più, vi consiglio solo di vederli se non li avete già visti, perché sono tutti e due molto belli. Per quanto riguarda invece la serie TV preferita del mese, direi Spartacus, non è una serie conosciutissima perché tante volte quando parlo magari con amici così dico, stasera guardo Spartacus, che cacchio è? Praticamente è In onda su cielo. Ed è appunto una storia di Spartacus, che era un gladiatore e decide di ribellarsi ai romani, ribellarsi a coloro che li hanno resi schiavi, lui e tutti gli altri, che siano gladiatori, che siano semplici schiavi, e quindi cioè, organizza tipo una rivolta che andrà poi contro la città di Roma. Questa è una cosa molto molto breve perché in realtà sono tre serie e adesso sta andando in onda la terza serie. Tra l'altro sono proprio gli ultimi episodi e quindi se volete vederlo vi consiglio di vederlo dall'inizio della serie, magari su streaming. E è un po', diciamo, forte perché comunque ci sono tante scene di violenza, magari qualche scena sessuale, di sesso, però comunque è una serie che a me è piaciuta veramente tanto. Poi, programma TV preferito del mese. Allora, diciamo che ne ho visti parecchi di programmi TV, però i miei preferiti rimangono Avanti un altro, che conoscerete tutti, immagino, mi fa morire da ridere e poi è carino proprio come format. Poi mi piacciono Le Iene, trovo che sia un programma veramente interessante. E tante volte quando finisco di vederlo penso che viviamo veramente in un mondo di merda, però comunque
È bello perché ti fa vedere la realtà di tante cose e comunque a volte penso proprio che se non ci fossero le Iene ad intervenire su certi argomenti, su certe cose che succedono, non so cosa succederebbe. E poi Uomini e Donne. Criticatemi pure, ma a me Uomini e Donne piace, lo guardo volentieri, guardo più volentieri il Trono Giovani che il Trono Over. E niente, mi piace sta cosa che si creano delle storie d'amore, che poi che siano vere, siano finte, boh, che poi finiscano. Comunque, e se sono sempre, boh, anche il film. Comunque, anche quando andiamo a vedere un film in cui c'è una storia d'amore, è lo stesso. Non è lo stesso reale, però comunque ti fa sempre un effetto, no? E visto che io sono un po' una romanticona, eccetera, mi appassiono magari a certe storie e mi piace seguirle. Devo precisare che comunque io sono una veramente che guarda veramente molto il cinema, guarda veramente molti tanti film e molto la televisione. A questo c'è una spiegazione, perché comunque io ho fatto un'università in cui si studiava il linguaggio cinematografico, il linguaggio televisivo, storia del cinema, tutti materie di questo tipo, e quindi ho imparato molto e mi piace molto guardare un po' di tutto. Io guardo tante cose e mi faccio le mie idee. Cioè, se c'è una cosa che mi ha insegnato questa università è proprio aprire un po' la mente, magari guardare delle cose che dei film o dei programmi che prima non avrei mai guardato, però comunque adesso li guardo magari con un occhio diverso, o comunque cerco di capire un po' di più il funzionamento, non cerco di rimanere solo sull'aspetto superficiale, insomma. Invece il libro che ho letto, i tre libri che ho letto questo mese, in realtà ne ho letto solo uno, ma perché non ho avuto molto tempo, comunque è il libro che ho letto e che mi è piaciuto di più. Hunger Games, il terzo, questo qui. Magari voi lo conoscete più che altro per il cinema, non so, il film, però comunque il film è tratto da un libro, da tre libri, e questo qua è l'ultimo, Il canto della rivolta. E mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Io ritengo sempre che comunque quando fanno un remake di un libro, quando viene fatto un remake di un libro, io ritengo sempre che comunque il libro ha qualcosa in più, anche se comunque i registi di Hunger Games hanno fatto veramente un gran lavoro, però non lo so, il libro mi coinvolge sempre in una maniera diversa. L'ho letto in 3 giorni, a parte che mi piace già la storia in sé, infatti oltre a leggere i libri, ho guardato il film, mi sono appassionata molto a questa serie, però comunque è veramente un bel libro, scritto bene. E niente, invece per quanto riguarda la canzone preferita del mese, non è che ci sia stata proprio una canzone preferita, perché insomma, non è che ci sia stata una canzone che, sai, di quelle che continui ad ascoltare. Anche Sanremo l'ho guardato, però non è che ci sia stata una canzone che mi sia rimasta impressa particolarmente, come altri anni. Forse la canzone che comunque sto ascoltando di più e che canticchio più spesso è Hey Brother di Avicii. Invece per quanto riguarda il cibo preferito, vabbè, a me piace tantissimo mangiare, mangio di tutto. Però in questo mese qua mi sono messa un po' a dieta, perché comunque io pratico uno sport che è la corsa, in cui bisogna tenere una certa linea, e perciò visto che adesso sto ricominciando a un certo livello, a un livello diciamo un po' più impegnativo, devo anche stare attenta a quello che mangio, e perciò ho ridotto molto le quantità e le cose da mangiare. Ad esempio, mangio molto di meno schifezze, anzi non le mangio più, e niente, però a me comunque i miei cibi preferiti sono sempre le schifezze, roba del McDonald's, ma cibo cinese, la Nutella, che ne so, la pizza, i wurstel con le patatine fritte, tutte queste cose qua che insomma i dietetici non hanno niente, però mi piacciono tanto.
Per quanto riguarda la relazione sentimentale, a febbraio ho fatto 3 anni e 10 mesi insieme al mio fidanzato Andrea. Per quanto riguarda invece la situazione lavorativa, sono disoccupata perché ovviamente lavoro come presentatrice Avon, sì, è un impiego, poi va a te decidere su quanto tempo dedicarci, no? Io, a dire la verità, ci dedico abbastanza tempo perché, come sapete, ho la mia pagina, ho questo canale, però comunque non posso considerarlo un vero e proprio lavoro, anche perché ho iniziato da poco e perciò i guadagni non sono ancora molto alti. Spero però sinceramente che un giorno divenga un lavoro un po' più importante nella mia vita perché è una cosa che mi piace fare. Però comunque sono disoccupata. Invece, l'acquisto più importante del mese sono state le mie scarpe da corsa nuove, che sono queste qua. Sono viola e gialle dell'ASICS. Io ho sempre, la maggior parte delle scarpe che ho comprato da corsa sono sempre dell'ASICS e le ho pagate ben 110 euro. Meno male che il ragazzo che me le vende è una persona che conosco e mi ha fatto un leggero sconto. Però comunque devo dire che le scarpe da corsa costano veramente tanto e niente, però dovevo acquistarle per forza perché con le vecchie mi sono tutte bucate. E basta, ed è stato l'acquisto più importante, appunto. Per quanto riguarda invece gli acquisti Avon, ho acquistato, vi faccio vedere, l'ombretto. Questo qua è quello che contiene 4 tonalità. Ecco, caduto il pennellino. Questo qua è il Berry Love, se non erro. E praticamente sono, vedete, c'è un rosa, un rosa un po' più scuro, un bordeaux, sono veramente colori belli, l'ho strausato questo mese. Poi ho comprato un fondotinta nuovo della Color Trend, l'avevo già acquistato, praticamente mi sono trovata bene, quindi ho continuato a riacquistarlo. E poi la matita Super Shock, che non l'ho ancora aperta perché devo ancora finire quella vecchia, ma ne ho approfittato visto che veniva a un costo veramente basso, ne ho approfittato per riprenderne un'altra. E poi avevo finito il mio adorato spray tetto liscio e perciò l'ho ricomprato. Eccolo qua. E niente, questi quattro sono stati i miei acquisti Avon. Poi, prodotto make-up che ho amato di più questo mese. Il prodotto make-up che ho più amato questo mese è la matita Super Shock. Vi faccio vedere quella che ho utilizzato, che sta quasi finendo. Questa qui, che come vi ho già parlato sia in pagina che in altri video, secondo me è veramente una matita formidabile, non ha un difetto ed è veramente ottima. Però se volete saperne di più vi invito sempre comunque ad andare a vedere i miei video sulle recensioni. Ed è veramente un'ottima matita, l'ho strausata, la uso sempre, perché veramente mi piace, è veramente comoda, si stende facilmente. E quindi l'ho amata tantissimo. Invece, per quanto riguarda le unghie, questo mese ho questo colore addosso. Praticamente io mi faccio la ricostruzione in gel, come già avevo detto, vado da questa mia amica che fa le unghie in questo modo e praticamente mi ha fatto questo colore rosa chiaro, sull'anulare mi ha messo questo disegnino con le rose e sul pollice invece il disegno in pizzo. E invece per quanto riguarda il prodotto per i capelli, che è il mio prodotto per i capelli preferito questo weekend, oltre al mio amatissimo spray tetto liscio dell'Avon, non finirò mai di dirlo, ma questo spray mi ha veramente cambiato la vita dei miei capelli perché veramente, funziona veramente tanto bene e non ho più problemi a lisciare i miei capelli. Ho scoperto questa nuova linea di Sunsilk, questa qua con l'olio d'argan. E praticamente per avere capelli morbidi e luminosi, ho preso sia il balsamo che lo shampoo, cioè lo shampoo e il balsamo, e per provare così come fosse mi sono trovata veramente bene perché lascia i capelli veramente morbidi morbidi e profumati. Poi, invece, per quanto riguarda i prodotti per il viso, per i prodotti per il viso ho, non so se fosse messo nei prodotti make up o nei prodotti viso, comunque sia, queste salviettine qua struccanti della Garnier. Non le avevo mai prese, le ho prese per la prima volta appunto questo mese. E dice Garnier Skin Naturals Fresh Essential.
25 salviettine struccanti e struccano e rinfrescano anche per il trucco waterproof, pelli normali e miste, viso e occhi, all'estratto d'uva purificante. Praticamente mi piacciono veramente tanto perché, uno, perché hanno un profumo che voi non potete capire, sono veramente buonissime come profumo. Secondo, perché quando vado a pulire gli occhi e a struccare gli occhi non mi bruciano, non mi irritano, magari a volte quando è successo che con altre salviettine magari sto finendo un po', dopo sento un po' di bruciore, no? Invece con questo assolutamente nulla, e struccano bene ovviamente. E quindi mi sono piaciute tanto. Il prodotto per il corpo preferito in realtà non ne ho, perché praticamente non ho utilizzato un prodotto in particolare, cioè uso sempre i soliti prodotti, la crema idratante dell'Avon Care, o cose di questo tipo, però non ho un prodotto proprio che posso dire, ah, questo qui è il mio prodotto preferito del mese. Vi posso però dire qual è stato il mio profumo preferito, il profumo che ho indossato di più questo mese qui, ossia questo, il Faraway. È nuovo, infatti, come vedete, l'ho usato, cioè nuovo, è tutto il mese che lo uso, però comunque è nuovo ed è un profumo veramente buono. Infatti, è il più venduto e il più imitato tra quelli di Avon. Le 50 ml, ed è veramente buonissimo, mi piace tanto 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 tanto, perché è molto persistente, è duraturo, rimane tanto sulla pelle. Invece per quanto riguarda la cosa più bella del mese è stato San Valentino e poi il fatto che ho prenotato già le vacanze per quest'estate. Abbiamo deciso io e i ragazzi di andare a Minorca, non ci siamo mai stati, vedremo com'è. Invece, per quanto riguarda la cosa più brutta, è che appunto ogni volta che io compro le scarpe da corsa nuove, mi si riempiono i piedi di fiacche, cioè di bolle, perché il mio piede si deve abituare alla scarpa, e quindi ho sofferto un po' per questa cosa. Ho sempre i piedi pieni di cerotti, non è una cosa molto carina da dire, però comunque questa è stata la cosa più brutta. Per quanto riguarda la foto del mese, ve la metto adesso. Per quanto riguarda gli iscritti al canale, ad oggi siamo a 44 iscritti, si può fare molto meglio, eh? Che dite? Vabbè, è da poco che ho questo canale, spero veramente di riuscire a, diciamo, ad avere più iscritti col tempo, perché mi piacerebbe farvi conoscere un po' di più il mondo Avon, o comunque il mio mondo, e capisco di non essere magari, non lo so, di non essere una professionista per quanto riguarda il make-up, comunque non avere strumenti super iper tecnologici, perché come vedete comunque i miei video sono molto semplici, con location semplici, non è che sono una madre del computer, quindi più di fare scritte di qua e di là non è che riesco a fare, però comunque spero che apprezziate e spero appunto col tempo di avere un po' più di iscritti. E niente, con questo ho finito. Non so se avete qualche prodotto che mi volete consigliare, che avete trovato superbo per i capelli, per il corpo, per il viso, non lo so, qualsiasi cosa, fatemelo sapere. Un bacio e a presto!